Bentornati ragazzi, sono Startup52 e oggi continueremo la nostra avventura su Astrobot. Nello scorso episodio abbiamo fatto il livello Fiori dei Funghi e in questo episodio faremo il livello L'aria che tira. Bellissimi nomi devo dire in realtà. Siamo sempre nella galassia perduta e questa volta sono riuscito a ricordarmi il nome in 3 secondi circa, ce l'ho fatta senza avere dubbi. Il secondo livello della galassia perduta che abbiamo sbloccato un paio di video fa in realtà, sicuramente non nell'ultimo, però comunque nell'ultimo abbiamo fatto proprio il livello che c'è qua a fianco. Tecnicamente per il gioco questo livello viene prima di quello che abbiamo fatto ieri, quindi vuol dire che potrebbe essere o risultare un pochino più facile rispetto a quello di ieri, però non lo so, alla fine è un po' tutto relativo. Potrebbe essere anche questo più difficile perché magari la gimmick di questo è più difficile da comprendere nell'immediato rispetto a quello che c'era nello scorso video o nello scorso livello, anche se poi nello scorso livello non c'era niente di che, semplicemente il volare è così, c'era quel volare anche col fiorellino lì che ti fa volare, bello. E tra l'altro ho tagliato tante cose del livello che avete visto ieri, perché ho perso molto tempo a cercare di salire su funghi che non so se si poteva raggiungere o meno, e però ci sono riuscito. È il motivo anche per il quale avete avuto praticamente dal quando abbiamo recuperato il bot di Bloodborne fino alla fine del livello solamente quella cosa. Cioè io che parlo di Bloodborne, è incredibile, però è vero, è così. Ed è successo questo proprio perché io nel frattempo che parlavo stavo semplicemente tentando di salire su tutti i funghi che vedevo per vedere se potevo sbloccare qualcosa o meno. E alla fine quel discorso, che è durato un bel po', si è preso tutto il video. Ma va bene, detto questo, non facciamo che prenda anche tutto questo video qua. E andiamo avanti. Questo, come detto, quindi è il secondo livello della Galassia Perduta. Nel prossimo episodio inizieremo la nuova nebulosa, che dovrebbe essere o di un polipo o di un polpo. Quello che sembra è più un polipo, ma in realtà non lo so, potrebbe tranquillamente essere anche un polpo. Magari lo chiameremo Octillery, perché sì, nebulosa di Octillery per ora. Oggi l'ho deciso così, domani scopriremo come si chiama e faremo anche il primo livello della nuova nebulosa, che è la seconda di 5 totali. Quindi vi ricordo che tecnicamente avremo un circa 40 livelli da fare in questo gioco se tutto rimane come è successo nella prima nebulosa. Abbiamo avuto i 4 livelli base, boss fight e livello bonus per via della cosa che abbiamo sbloccato di Ape Escape. E quindi in totale 6 livelli, contando anche la boss fight ovviamente. Oltre a questi 6 livelli ne abbiamo sbloccati 2 per la galassia perduta e quindi siamo arrivati ad 8. E vuol dire che se ci sono altri 8 livelli nelle altre nebulose, e visto che sono 5 in totale, vuol dire che 5 per 8 fa 40. Ciò vuol dire che i livelli del gioco sono 40. Dovremmo forse contare anche la boss fight finale, perché non credo che si trovi nell'ultimo mondo, secondo me, ma questo alzo le mani, ma non credo. Quindi magari saranno 41 i livelli, perché c'è la boss fight finale. Ora sono 40 livelli con 4 boss fight tecnicamente. Vi ricordo sempre che sono tutte congetture, perché abbiamo fatto solo una nebulosa, in questo momento stiamo facendo livelli secondari e quindi non abbiamo nemmeno sbloccato la seconda, e magari la seconda è diversa e ogni nebulosa potrebbe aggiungere un livello prima della boss fight. Quindi magari apriamo quella del polpo, ne abbiamo invece di 4, 5 livelli e poi boss fight, e ne sblocchiamo uno, e magari nelle altre è così. Arrivi ad aver fare 6 livelli prima della boss fight più 1 e di là arrivi a fare 7 livelli prima della boss fight più un altro livello. Non credo, perché così poi mi sembrano un po' troppo esagerati i livelli, però è una bella cosa, magari avevano delle idee e le hanno sfruttate in questo modo, oppure se hai tante idee, però sei arrivato a tanti livelli già in un gioco, potresti tranquillamente utilizzare quelle idee per un gioco futuro. Io Astrobot 2 me lo prendo tranquillamente, e sì è vero, in realtà sarebbe 3 perché esiste Astro's Playroom, ma quella secondo me è il giochino gratis che trovi quando prendi la nuova console. Non lo so se c'è sempre stato in realtà. Sulla 4 c'era una cosa del genere, c'era qualcosa di Playroom qualcosa, ma in realtà non era un gioco, però non l'ho mai provato. Invece sulla 5 questo fatto di aver avuto non solo un gioco ma un platform addirittura, esiste gente
che adora solo i platform e gioca solo a quelli. Averlo gratis, è vero, devi prima spendere i 500 per la PlayStation, però comunque è un gioco gratis. Tu metti in conto i soldi della PlayStation, però non metti in conto il fatto che trovi un gioco gratis sopra. E non è un gioco brutto, deve essere gratis soprattutto. Va bene. Mi sa che siamo arrivati già alla fine del livello. Comunque abbiamo recuperato tutto abbastanza facilmente senza dover pensare a niente. Infatti l'ho fatto tutto parlando e basta. E va bene, quindi è un livello che dura poco. Ci può stare perché è un livello secondario, vi ricordo. Quindi in realtà va bene così. E eccolo qua, ok. Sì, è vero, ci mancava l'ultimo. Però comunque abbiamo recuperato tutto. Visto che appunto abbiamo recuperato anche tutti i pezzi del puzzle e non dobbiamo tornare nel livello, e capita questa cosa ormai da un bel po', perché non siamo tornati nemmeno nel livello di Ape Escape e non l'abbiamo fatto nemmeno in Construction Derby. Quindi sono 4 livelli, se vogliamo contare ovviamente la boss fight tecnica, quindi sono 5 video che non torniamo in un livello a raccogliere qualcosa. L'ultimo l'abbiamo fatto in Sentiero Aztecno, bellissimo livello, sicuramente il migliore, tra l'altro lo confermo ormai come migliore del prima nebulosa, dopo aver fatto anche i primi due secondari qui, proprio perché bellini, sì, sicuramente il primo un pochino più brutto del secondo. Nel secondo abbiamo trovato Bloodborne, quindi in realtà fantastico, livello fantastico. E va bene, arriviamo quindi al totale di 58 bot, che non sono troppi ma non sono nemmeno pochissimi. Potremmo andare di là a farci quella cosa di 50 bot che abbiamo visto un paio di episodi fa, però per ora basta, no, ci salutiamo. Quindi ragazzi, detto questo vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.